questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Dice che ha molto da fare, quindi non preoccuparti. Quello era il terzo totem dell'Aurora. Ancora uno e avrai la tua risposta. È come se qualcosa stesse per accadere oggi. Thank you.
una vecchia sgranocchieria. Pensa che bellezza essere serviti con... Forza, acciuffalo! Questo potrebbe essere l'inizio della fine. Di tutto. Fuxo di squad. Rosa e scucco Johanna. Allinea le manopole fino ad abbinarle correttamente. Meglio un sole opaco di una notte eterna.
Ecco l'ultimo totem. È richiesta una perfetta conoscenza del Ki per comprendere i processi fisici che portano alla formazione delle diverse aurore. Calba. Dice che ti accoglie a braccia aperte. Occhio a non scivolare giù dalla chinerta. Onki ti potrà mostrare la strada. Vediamo. Difficile vedere lontano nell'oscurità. Anesichiki. Pensa che tu abbia avuto più fortuna di molti. Il fatto che tu sia ancora in vita dimostra la tua resistenza come cliente. Non avrai bisogno di convincerlo. Anesichiki. Dice di fargli sapere quello che cerchi e lui ti aiuterà a capire di cosa hai bisogno. E se va bene, le due cose coincideranno. Non ha incontrato molti clienti scaltri quanto te. Solo i più astuti possono permettersi di andare in giro con un equipaggiamento del genere. La domanda è: cosa hai intenzione di farci con tutta quella roba? Immagina che farai il possibile con ciò che avrai a disposizione. E pensa che farai altri ottimi affari per migliorare anche da quel punto di vista. Monachios. Ti comunica che è andato a caccia di grandi offerte ed è felice di poterle condividere con clienti eccezionali come te. Hai mai avuto ripensamenti su un acquisto fatto? O peggio ancora su qualcosa che non hai comprato? La vita è troppo breve. Non è così per tutti? Quando capirai cosa ti serve, faglielo sapere e vedrà se potrà procurartelo. È triste sapendo che il mondo morirà insieme a tutti i suoi clienti. Apprezza come hai cercato di dare una mano qui intorno, anche se non hai comprato niente. Pensa che tu e gli Jagni siate una bella squadra. Ha fatto un sacco di verdoni vendendogli ogni genere di merce nel corso degli anni. Sinciana. Qualunque cosa brilli, sostanzialmente. È quasi un'ossessione per loro. Ma ora sotto con gli affari. Si presenta come Onki e dice che è sua abitudine rendere suo cliente chiunque incontri. Dice che è nato per commerciare, o forse è il suo destino. Sia come sia, ha il commercio nel sangue e non può far niente per cambiare. Non sarebbe un problema anche se non dovesse ricavarci niente. È un compromesso che è disposto ad accettare, perché la sua politica personale è di offrire sia gioia che profitti. Dice che non c'è nessuno di più onesto di lui tra le rovine di questo orribile mondo. Onki dice che vuole aiutarti ad aiutarlo. Crede che tu abbia il potenziale per affezionarti davvero al suo marchio. Lui segue l'andazzo del mercato e fa quello che gli dice di fare, ma spesso gli sembra che tocchi a lui dire agli altri di cosa hanno bisogno.
finita e pioi. Ti darà quello che ti serve dopo che ti avrà aiutato ad aiutarlo a recuperare un oggettino inutile e insignificante che ha per lui un grande valore sentimentale. Dice che non è poi così importante. Ha valore solo per lui. È difficile vedere lontano nell'oscurità. Perlomeno sottoterra la temperatura è stabile e piacevole. Aggrappati bene e non mollare.
Nuaftuca, la... Onki ti ringrazia infinitamente per aver recuperato quella robetta inutile di cui parlava e dice che hai un vero fiuto per gli affari. Nuaftuca, la... Onki ti ringrazierebbe infinitamente se potessi portargli un altro oggettino invendibile, già che ci sei. Una cosetta inutile, ma di grandissimo valore per lui. Conviene anche a te, in realtà. Più si commuove, maggiore sarà la probabilità di strappargli un grande affare. Non dovrebbe essere un gran peso recuperare quell'inutile paccottiglia, visto che sei sempre in giro a esplorare. Non vuole che tu finisca per sovrastimare una robetta che può interessare solo a lui e a nessun altro. Onki ama le liquidazioni. Dice che dovresti rilassarti un po'. Il cielo si sta facendo più grigio, sempre più luminoso. Quella è una spera stanza. La gente ci andava tutte le settimane a tenersi per mano e sperare tutti insieme. Non resta molta speranza di questi tempi. Questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio.
un bel salto di qualità. Ti chiede di metterti. Osserva con stupore la tua scelta. Potrai. Questo potrebbe essere l'inizio della fine di tutto. Forza, ciuffalo! Onki dice che è pronto a contrattare con te, ora che ha ricevuto gli inutili oggettini a cui tiene tanto. E pizzice fa. Promette che commerciare con lui sarà sempre conveniente. E pizzice fa. Più otterrai, più sarà disposto a dare. Dice che molti pensano che i verdoni siano l'unica moneta di scambio valida, ma lui conosce il valore di una bella storia. Onki è sempre aperto al pubblico. Ego! Dice che... Onesto. Meglio un sole opaco di una notte eterna.